Siete pronti per salire sul palco? Io ho l'aereo martedì, quindi se fa in fretta posso pure secondo me per martedì non finiamo. Giochiamo domani, capita? All'inizio Eliseo Vallodio è stata la voce, è stato Bomber, però un bacione come l'altra volta in Argentina, mandalo. Ragazzi, zitti. Come no, però sono tutti contenti con quello che hai scritto, soprattutto di lavare i peccatucci di ieri sera. Vorrei tutti i compagni di squadra di quest'anno vicino a me, grazie. Siamo tutti c'è anche il presidente. Allora leggiamo la targa ad Alessandro Del Coco: per l'orgoglio con cui hai indossato la maglia, il coraggio con cui hai combattuto, il sacrificio dimostrato sul campo, siamo onorati di averti, come capitano. Grazie. Grazie a tutti, volevo semplicemente spendere due parole. Una, diciamo, il lato ironico, perché quando consegnano questi premi non si sa, magari elegantemente ti dicono: Alessà, vieni a fare il dirigente, che è ora, perché giustamente. O magari mamma e papà, che è ora che la famiglia magari comincia a pensare. Vabbè. No, a parte tutto, a parte gli scherzi, abbiamo vissuto un anno strepitoso e quello che voglio dire a tutti, ai bambini, ai ragazzi che giocano con la scuola calcio, con i giovanissimi, con gli allievi, quest'anno... Ho dato molte risposte alla mia vita. Scusatemi, però l'emozione è veramente grossa. E è troppo bello giocare a calcio, perché in tutti questi anni, in tutte queste partite, dalla prima squadra anche nel settore giovanile, la cosa più emozionante è di condividere queste gioie con le persone, con gli amici. E durante tutto il tragitto ho conosciuto gente che va, diciamo, al di fuori, il rapporto va al di fuori da quello che è il campo. Grazie. Grazie. Grazie ad Alessandro Del Coco, anche un esempio di correttezza verso i nostri bambini della scuola calcio, come c'è scritto sulla targa. Siamo davvero onorati di avere e anche in futuro lo avremo come capitano. Grazie. Prossimo anno, la missione non ha limiti. Ed ancora un grandissimo applauso a tutta la dirigenza della vita in linea, al presidente. Un ringraziamento pubblico al presidente Ortolano, l'ho detto prima in un'altra intervista, che da quando c'è successo l'evento il presidente e la federazione c'è stata vicina, anche con la Meteo Pettinari che è un aquilano, sia per quanto riguarda la realizzazione del campo federale, e poi ci dobbiamo ricordare che il presidente con la federazione ci ha dato un grosso contributo economico per la realizzazione di questo di questa struttura. Perciò io lo ringrazio di tutto cuore, e anche una parte di questa vittoria è anche merito del presidente e di Amedeo Pettinari. Grazie. Una piccolissima calciatrice, assolutamente al pari degli altri ragazzi. Che cosa c'è che ti piace tanto di questo sport? Ti piace dare calcio al pallone, ti piace stare in squadra, ti stanno simpatici con gli amici?
Sì. Come calci il pallone? Con quanta forza? Non lo so. Senti, ma tu ce l'hai un sogno? Vuoi diventare una calciatrice? Che cosa vuoi fare? Vorrei andare a giocare in Serie A femminile. Oh, dillo un po' più forte, facciamolo sentire questa Serie A e magari questo è un appuntamento per il futuro. Vuoi andare a giocare dove? In Serie A femminile. Glielo facciamo un applauso? Questo regalo chi lo consegna? Chi ci abbiamo un regalino? Il regalo lo facciamo... Ah, eccolo! È già arrivato, era già sul palco. E lo facciamo presentare... lo facciamo consegnare proprio da Marino. E diciamo però di che cosa si tratta. Magari da lontano non ci vedono bene. Un paio di scarpine dei nostri colori sociali, sperando che gli portano tanta fortuna. E allora un grande applauso a lui, alla seconda bambina, una delle due bambine della scuola calcio della Miternina. Fallo vedere, vai, mostra. Ed un altro pilastro della Miternina, allora che si prova oggi? Allora, oggi è una bellissima giornata. Io però vorrei innanzitutto ricordare che esattamente 40 anni fa, e qui vedo che ci sono molti giocatori di quella prima squadra, mio cugino, mio fratello, Sergio Ciancarella, Osvaldo Valente, quindi diciamo che in questi 40 anni abbiamo seminato bene. Vorrei che la prima squadra, quella che ha vinto la terza categoria nel 1972-73, fosse ricordata, perché se c'è tutto questo è grazie all'entusiasmo da quando siamo partiti da quella squadra. Grazie veramente, veramente di cuore. Beh, io l'unica cosa che posso dire, innanzitutto bravi a tutti i ragazzi, avete fatto un grande campionato, avete fatto il vostro dovere però, eh. E poi vorrei ringraziare soprattutto i miei ragazzi, perché fino adesso mi hanno dato delle grandissime soddisfazioni. Speriamo di continuare fino alla fine. Possiamo salire in mezzo all'acclamazione del suo nome da parte della squadra. Su! Eccolo! Eccolo! Come va? Bene. Come ti senti, emozionato? No, no. Ormai tu? Sono abituato, quindi sto tranquillo. Allora, questa è l'intervista che avrei voluto fare per tutto l'anno, finalmente te la posso fare, poi su questo palco. Sono onorata di fartela. A questo punto che possiamo dire, al di là di tutte le cose che abbiamo sempre raccontato, delle questioni tecniche, gli arbitri, le partite potevano andare più o meno bene, la dirigenza, il campo e così via. A questo punto che cosa si dice? Ma a livello personale devo dire che a fine campionato ho visto delle sensazioni particolari, perché poi oltre ad essere allenatore della squadra vivo, ti sei da Scoppito, sono nato a Scoppito e ho giocato con questa squadra, quindi è un cocktail di emozioni che bisogna viverle per poterle capire. E niente, per quanto riguarda l'annata abbiamo fatto una cavalcata impressionante, lo dicono i numeri, quindi non sta a me dirlo. E tutto questo grazie soprattutto a tutto l'ambiente che ha funzionato alla perfezione, ambiente inteso come società, col presidente Colantoni in testa, inteso come spogliatoio, il gruppo che i ragazzi sono stati capaci di formare, inteso come staff tecnico che ha lavorato alla perfezione e ha preparato bene i ragazzi per tutte le partite, quindi quando tutto funziona alla perfezione si ottengono questi risultati. Benissimo, allora lo chiamiamo il presidente Colantoni, perché a questo punto è arrivato il momento di farlo salire sul palco vicino al mister Vincenzo Angelou. Un grande applauso al presidente Colantoni. Grazie.
io voglio fare un ringraziamento particolare a questo gruppo, perché tutti quanti noi, tutti compresi, animati da grande passione, grande amicizia, grande impegno, siamo riusciti, non la so descrivere, però è un'emozione così forte che per noi sportivi, per noi pallonari, raggiungere un traguardo del genere è utopico, è bellissimo, abbiamo provato delle sensazioni veramente stupende. Stare in Serie D all'apice dei dilettanti per noi è veramente un grande onore. Ci siamo riusciti perché siamo un gruppo compatto. Io devo ringraziare in primis i più anziani, che sono Cesellino del Covo e Marino Sarra, scusatemi che non posso dire il nome, e poi tutti quanti il resto, perché ognuno di noi ha dato il suo contributo per questa cavalcata vincente. È un ringraziamento particolare a questa squadra, che sono veramente degli uomini, sono delle persone chiare che ci hanno dato tutto per raggiungere l'obiettivo. Io vi ringrazio a tutti quanti, ragazzi, grazie di tutto cuore. Non si è vista quasi mai, perché abbiamo detto ha lavorato nell'ombra, l'ha sostenuto, l'ha anche cazziato, immagino, molto, vabbè, perché che combinava quando perdeva, oppure perché faceva troppo tardi, perché un po' per tutto, perché in casa non c'è mai, quindi è normale per me fare questa cosa, però è una bella soddisfazione poi alla fine, adesso, oggi. Beh, allora tutta la fatica è stata ricompensata, Sì. Allora vogliamo fare, se non sbaglio, c'è anche una piccola sorpresa per la signora Patrizia, dico bene? E questa sorpresa ce l'ho proprio dietro, eccola qua! Per la signora Patrizia c'è un omaggio floreale bellissimo offerto da tutta la dirigenza per ringraziarla del sostegno, ma c'è anche una targa che è un rosone di Colle Maggio in pietra, che così recita, mi chiedono di leggere la dedica. La dedica è a Patrizia, una donna coraggiosa che sopporta tutto e soprattutto qui su. Immagino che sia lui, perdonatemi. Il pessimo aquilano, i dirigenti della Niternina, il rosone è quello della Basilica di Colle Maggio. Veramente tanti auguri e tanti ringraziamenti soprattutto alla signora Patrizia. E di che grazie a voi. E diamogliene un bacio, un abbraccio.